Sulla questione dell'ipotesi di vendita di alcune quote dell'Accor Phoenix, l'azienda che si è insediata nel polo elettronico dell'Aquila, la UIL appare abbastanza ottimista. Secondo le ultime notizie, si sarebbe infatti sbloccata la vicenda con Invitalia, che starebbe per saldare l'ultimo SAL, ovvero l'ultimo contributo da oltre 6 milioni di euro, che sarebbe una boccata d'ossigeno consistente per l'azienda e che permetterà investimenti e nuove 25 assunzioni, come conferma la sindacalista Clara Ciuca. La Ciuca conferma pure che l'azienda sta trattando con almeno 3 acquirenti, dopo la volontà espressa da alcuni soci a quanto pare di voler vendere delle quote. Il fatto che Mediobanca poi si sia inserita nella trattativa facendo da mediatore fa ben sperare e da un certo punto di vista dà ragione all'azienda, che è considerata evidentemente attrattiva. La posizione della UIL è comunque chiara, per loro non hanno interesse nomi o sigle, ma soprattutto i lavoratori. Attualmente nella Accor Phoenix, impresa che ricava materie prime dal trattamento dei rifiuti elettronici, lavorano circa 60 addetti. Con i nuovi fondi, dal momento che la Accor ha anche presentato un piano industriale, si dovrebbe potenziare la produzione, assumendo altro personale, almeno 25 unità, scaglionate però in base alle loro esigenze, per incrementare le linee produttive. Clara Ciuca sostiene che comunque l'azienda andrà avanti e dunque il loro obiettivo è spingere verso l'assunzione di altro personale. Si era parlato a pieno regime di circa 120 lavoratori. Che cosa manca allora all'appello? Al momento un decreto della Regione Abruzzo e un ultimo passaggio con il Comune. Elvira De Santis della FIOM rileva che ci sono sulla vicenda Accor Phoenix almeno 3 questioni chiave. I problemi innanzitutto che si erano avuti con il Tecnopolo d'Abruzzo, con lo stacco della corrente che si ricorderà. Ma la De Santis afferma che l'azienda ha assicurato che si sta trovando un accordo in tal senso. Anche lei conferma l'ipotesi di vendita, ma a suo giudizio si è ancora in una fase preliminare e secondo lei entro un mese e mezzo si capirà meglio se la questione è concreta davvero. La De Santis conferma che la Accor sostiene che si vogliono fare degli investimenti, ma tutto passerà ovviamente per lo sblocco dell'ultima contribuzione da parte di Invitalia.